Spero che Ratchet stia bene. Ma è un oceano. Niente male, eh? E pensa, costruito questo arnese e salvata la dimensione, avrai l'intero universo da esplorare. Non ti preoccupa per niente il futuro, con tutte le sue incognite. Beh, a dire il vero, su Savali mi hai chiesto se volessi trovare la mia famiglia. Per molto tempo è stato così. Io lo volevo davvero, ma non riuscivo a trovare il coraggio. E se poi mi avessero deluso? O se magari fossi stato io a deludere loro? Io non... Comunque, ormai ci siamo. Alla stazione di Kedaro tengono le ricerche segrete dell'imperatore, inclusa l'unica forgia Rubion che può costruire il dimensionatore. Quindi non abbiamo altra scelta. Molto bene. Lode all'imperatore! Ecco le nostre razioni di cubi proteici. Ce l'ho nel mirino! Lode all'imperatore! Attivare subito il contenimento! L'ascensore sta scendendo. Spero che quello non sia l'unico modo per entrare. Mi arrivo di forza dal potere schiacciante! Non tollereremo altro! Non si può usare durante l'isolamento. Guardiamoci attorno. Deve esserci un altro modo. Ragazzi, cos'era quel fracasso? Con l'ultima novità di Miss Zurkon, il brivido freddo. Brrr. Torna presto a trovarmi, mi raccomando. Oh, quello è Blizzon. È un elemento in grado di immagazzinare energia. Ma perché sembra così viola? Lo sapevo. Il Blizzon deve aver assorbito l'energia in eccesso liberata dal caos cosmico. Siamo entrati in un'altra dimensione. Una dimensione abbandonata, a quanto pare. Ecco l'ascensore. Se può aiutarti, Ratchet. Neanch'io ho mai conosciuto la mia famiglia, se escludiamo l'imperatore. Il che probabilmente è anche peggio. Forse. Ma anche se i Lombax fossero la miglior famiglia di sempre, per loro sarei comunque una delusione. Perché? Sei un eroe. Ho sconfitto qualche nemico, certo, ma loro sono stati in grado di inventare cose incredibili. Ti stai sottovalutando. Può darsi. Ma ho una vita meravigliosa nella mia dimensione, Kit. E non voglio perderla.
proposito di dimensioni, se anche in questa c'è la stazione di Kedaro, allora varrà lo stesso per la Forgia Rubion? Forse, ma viste le condizioni di questo posto, dubito funzioni ancora. Forse conviene raccogliere altro Blizzon e tornare nell'altra dimensione. Conducevano ricerche sulle piante. Forse. Oh, ah! Quello è un ameboide. Lancerei. Forse. Eccone altri. Gli ameboidi si moltiplicano in ogni dimensione. Sento il mio stomaco che brontola. Porta è chiusa. Continuiamo a muoverci. Chiusi! Ah! Scusa, scusa tanto, pensavo fossi un altro, ma non lo sei. Secondo te sta bene? Io sono Ratchet. Oh, meraviglioso! Ciao, Ratchet, stavi cercando me? Anche questo è meraviglioso. Posso chiamarti Chet? No. No. Sto cercando del Blizzon. Oh, conosco bene il posto, ma ho perso il braccio d'accesso. Mi è caduto nell'acqua, dovrei prosciugarla. Ma come, Ratchet? Come? Tranquillo, me ne occupo io. Se la stanza tende ad allagarsi, scommetto che i comandi delle pompe si trovano in alto. Ehi, Ratchet, anche se non l'hai chiesto, io sono Scartobot. Magari ti interessa. Piacere di conoscerti, Scartobot! Questa è Kitz! Ciao! Ciao, Kitz! Allora, perché ti serve il Blizzo? Stiamo cercando di cambiare dimensione per usare la loro Forgia Rubio. Ne abbiamo una anche qui. Peccato che non funzioni da anni. Produceva cubi stranissimi. Grande Ratatat! Ah, il mio padre!
Senti, quel braccetto attiva forse una chiave di qualche tipo. Sì, con chiavetta, il modo per premere agilmente i pulsanti, allora sì. Cosa? Il Blizzon. Oh, più avanti c'è un ascensore che porta dritto a uno di quei cristalli luminosi. Ucciderti? Se diventi sua amica anche tu, puoi chiamarlo Giussi o Giussini o JC. Sì, è proprio un bel soprannome. Siamo. Raccetti, non dovresti salire sull'ascensore? È subito! Complimenti, hai davvero... No! Oh, non avevo mai visto Juice così giocoso. Sarebbe giocoso? Di solito ti ronzola per la stazione pensando ai fatti suoi, ma ora ti insegue con tanto impegno. Sono geloso. Eccolo! Il Blizzon più strabiliante della stazione. Adoro come ti annebbia la vista quando lo fissi per sé. Beh, immagino proprio che questo sia un addio. Grazie di tutto, Scartobot. È stato un piacere, Raraeki. Thank you.
Un'altra dimensione? La Forza Rubion è poco più avanti. Che cosa ci fai tu qui? Beh, è una storia interessante. Non parlavo con te. Stavi parlando con me. Siamo in pieno lockdown. Come siete entrati tu e il tuo destriero? Sto ispezionando l'impianto. È molto bianco e arancione. Ecco, io sono una decoratrice di interni. Vi grido. L'imperatore voleva che la ristrutturazione fosse una sorpresa per te e gli altri. Ma tu hai rovinato tutto. Non oserei mai contrariare l'imperatore. Prego, entrate e provvederò a cancellare tutto dalla mia memoria. Brava, kit di decorazione. Ora cosa facciamo? Parlare coi ricercatori ridurrebbe l'indice di sospetti. O potremmo andare ai controlli della forgia e costruire il dimensionatore. A quanto pare i comandi della forgia sono su quella piattaforma. Stiamo usando troppo rarità. Cosa voleva il che camminasse? 40 ore alla prossima pausa? È stato incredibile. Possiamo andare alla forgia senza attirare l'attenzione. Il pannello di controllo è sopra quell'apparato rimbalzante. Va bene. Schemi caricati. Vediamo. Ma certo. Stai tirando a caso? Ma dai. Attivato solo il generatore ausiliario? Avevi l'interruttore centrale sotto il naso! No, è solo un collaudo. Perfetto, si sta rompendo tutto molto bene. Andiamocene via prima che... No! No! Prendiamo quei ciarlatani! Salute, intrusi! Lasciate che vi scordiamo addio la... Perché non ha funzionato? Suppongo che non ci fosse abbastanza energia. Ma l'altro pulsante aveva qualcosa di sospetto. Hai promesso di non improvvisare. E infatti, sto usando il mio intuito. La sicurezza è ovunque. Dobbiamo andarcene da qui. Il dimensionatore? Troveremo un altro modo. Chiedo ulteriore supporto. Dobbiamo trovare un modo per scappare. Perché non proviamo il Blizzon? Ottima idea!
La dimensione mostruosa ha un certo fascino al momento! Ce n'è ancora una in questa dimensione. Forse esiste un modo per riattivarla. Ah, Ratch! Kitsy! Scartobot, cosa serve per rimettere in funzione la tua forgia Rubion? Beh, il primo problema è l'alimentazione. Una volta staccata, una specie di virus ha invaso il sistema. Per qualche motivo, queste zattere d'emergenza non mi ispirano sicurezza. Momento, Glitch. Ora si gioca! Aspetta, ci sono virus anche in questa dimensione? Un potenziamento impulso nucleare? Scudo non vuole più
Quello è il virus? Qualcuno deve fermarli prima che evolvano ancora? Ma qui abbiamo risolto! La forgia Rubion scoppia di salute! Adesso tocca a te, Recep! Sapevo che ce l'avresti fatta, Glitch. Grazie! Ben fatto, Racchio! Possiamo riavviare l'alimentazione della forgia. E come lo facciamo? Dobbiamo trovare la fonte di energia. L'ultima volta l'ho vista al piano di sotto, oltre la porta stagna, ma... che producono l'energia della forgia. Ma non vedo niente in giro. Scartobot ci ha mentito. Non saprei, ma se manca una fonte di energia, potremmo rubare quella nell'altra dimensione. Dove abbiamo un'intera stazione alle costole? Per il momento non vedo nessun'altra alternativa. Adesso pensiamo a cercare il Blizzon. Che possiamo usare? C'è la tima di golosite? Jus sembra affamato. Presto, è la nostra occasione per scappare. Ehi, per qualche motivo la dimensione in cui l'intera base ci sta cercando comincia ad avere una certa attrattiva. Almeno ci sono luci elettriche. Cos'è quel rumore? Vai e basta! Non vedo Blizzon da nessuna parte. Dovremmo cercare dietro quella porta blindata. Ma sembra decisamente chiusa. Perché non seguiamo i cavi sopra di noi? Potremmo disattivare i blocchi. Potresti aver ragione. Stavolta. È controllato da una valvola. Forse hanno dimenticato di rimodernare la stanza. Non ci ha visto. Per ora. Via!
così presto? Ci sono condotti ovunque. Si è acceso. Diamo un'occhiata. C'è un registro di ricerca. Vediamo. Blocco primario disattivato. Porta blindata aperta. Come se mi importasse. La produzione contenuti in elenco. Presto, venite qui. Ok, guardate oltre il rift. Non si sta da quelle parti e... Eccolo, vedete? Come fai a nuotare così? Ma... quello è un ciao. Cosa vi state mettendo? Mi state facendo male! Fermi! Fermatevi subito! No! Era Scartobot! E credo stesse parlando di Juice. Andiamocene da qui! Se fossi del Blizzon, allora dove sarei? Ratchet, stai bene? Sì, per fortuna il mio filtro O2 funziona ancora. Non lo usavo da anni. Stavo pensando a quello che hai detto sui Lombax e sul mettere a rischio la tua vita. Anch'io ho nostalgia di Savali. Era una vita tranquilla, persino allegra. Quando mi hai chiesto di fare squadra, non volevo perdere tutto. Ma sono felice di aver rischiato. Grazie, Kit. Significa molto per me. Ma non sono sicuro di... Non preoccuparti. Ora posso essere io a credere in te.
andiamo! Ehi voi due, volete comprare qualcosa? Attrezzature in salto a soli 100 Fathom! Miss Zurkon? Che cosa ci fai qui? Se Zurkon Junior vuole studiare economia esistenziale all'università di Pogon, per Giove mi farò in quattro per procurarmi i soldi necessari! C'è un intenso campo magnetico. La fonte di energia deve essere vicina. Decoreremo il pavimento. Juice? Noi dobbiamo liberarlo. Veniamo in pace, ragazzone. È un sibilo di gioia o un sibilo di rabbia? Mi sta aiutando? Mi sta aiutando! Vai in vista, Juice! Sempre che tu riesca a capirmi! Finalmente portate l'artiglieria pesante, eh? Ah, forse è anche troppa. Yeah!
Domanda indiscreta. Non è che conosci un altro modo per alimentare la forgia Rubion? Ci sta chiedendo di seguirlo. Altro posto è meglio di questo, no? E potrebbe aiutarci ad alimentare la forgia. Ancora con noi, Juice? Andiamo! La forgia Rubion è di sopra! Andiamo, JC! Sono io! Il vecchio SB! Sì, Kit, è fatta! Tu sei un'ottima spalla. Urrà per i nuovi amici! Adesso non ci rimane che tornare alla nostra nave. Nessun problema, questo ascensore vi porterà dritto in superficie. Tornate presto, Hages e Kittles. Grazie, lo faremo. Squarto. Clank! Rivet! Abbiamo il dimensionatore! Impossibile! Aspetta, abbiamo! Ne ero sicuro! Noi abbiamo trovato il quarzo basico! Sì, beh, troviamoci da Turkis per costruire quest'affare! Oh! Quindi incontrerò qualcuno! Perché ti preoccupi? Hai incontrato me e direi che è andata alla grande! Sono caduta dagli archivi davanti a te e ho gridato un sacco. Vero? Beh, ecco, cerca solo di essere amichevole e non stare a pensarci troppo. Non pensarci troppo. Ok.